Ciò vuol dire che dobbiamo essere noi a impegnarci per uscire da questo farlocamento totale. Impegnarsi, ognuno si impegna a suo modo. Però la prima cosa da fare direi che è quella di non cadere nel tranello che chi si impegna è arrabbiato e quindi non va bene. Vedete cosa voglio dire? Quindi questa ragazza che guardava e guarda, voi che siete buoni, bravi e gentili la domenica e che poi lunedì pubblicate delle cose che sembrano arrabbiate, io non le ho viste arrabbiate, quindi consiglio a questa persona di osservare con altri occhi e di imparare a fare la differenza tra l'indignazione, la testimonianza e l'arrabbiatura. Non vedo tra di voi essere arrabbiati, qualcuno di voi mi scrive che avete dei momenti di rabbia, giustamente, però avete imparato ad osservarli, soprattutto avete imparato che non è attraverso la rabbia che si entra nel mondo nuovo, perché la rabbia, ancora una volta, è il nutrimento delle forze oscure. E quindi ogni volta che siamo arrabbiati facciamo il lavoro contrario rispetto a quello che vogliamo fare. Ma l'indignazione, la testimonianza, questo appartiene al mondo luminoso. E Gesù tantissime volte è in uno stato di indignazione, è in uno stato di testimonianza. Tutta la sua vita è una testimonianza. Non è un buonista, non è qualcuno che è buono, è qualcuno che è venuto a portare la luce, è qualcuno che è venuto a portare la spada, come dice lui. È qualcuno che è venuto a svegliare le persone, e svegliare le persone con dei ceffoni, come vi dicevo prima. Non dei ceffoni fisici, ma dei ceffoni morali. Dicendo alle persone quello che pensava, con grande fermezza, con grande coraggio, con grande forza, anche se questo poi gli è costata la vita stessa. Gli è costato l'imprigionamento, gli è costata quello che noi chiamiamo la crocifissione. Quindi, secondo me, è importante intervenire, è importante far sapere che ci siamo. Poi, il fatto che sappiamo che il futuro sarà così. Allora, intanto vi ho già parlato delle profezie, se ricordate. E cioè, quando ho parlato dell'arroganza spirituale, in quella bella lezione sull'arroganza spirituale, vi ho detto che sì, è vero che ci sono stati dei profeti che hanno detto cosa accadrà nel futuro, ma è anche vero che le forze oscure sono talmente arroganti che copiano volutamente le profezie. E quindi vedete che fanno il possibile, vedete che fanno il possibile. Ci sarebbero mille esempi da fare, però oramai abbiamo così tanta informazione. È molto bello questo, che abbiamo così tanta informazione. Anche se cercano di censurare le cose che vanno verso la luce, però comunque ci sono delle cose che passano, riusciamo a farle passare, per cui ci possiamo informare. Quindi, primo compito nostro è informarci e non cadere nella trappola del pensiero comune, perché il pensiero comune porta alla distruzione interiore, porta al farlocamento totale. Informarsi bene sulle cose e finalmente discernere tra ciò che secondo noi è giusto, tra ciò che secondo noi è sbagliato. Però bisogna informarsi bene. Bene, sappiamo quindi che le cose andranno in questo modo, non importa, non importa. Noi dobbiamo testimoniare per dare questo schiaffo, ci devono essere decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone che testimoniano in continuazione nelle strade, con i colleghi di lavoro, ogni volta che si può, ogni volta che si può entrare e fare qualche cosa, con affetto lo si fa, tranquilli. E dice quindi, vale la pena lottare per questo? Sì, secondo me sì. Anche se questo non toglie che ci sia quel lavoro intimo che noi continuiamo a fare, quindi entrambe le cose sono importanti. Poi vediamo un po' cosa dicevano questi interventi. Dunque, questo dice un po' la stessa cosa. Ecco. Sì, beh, questo abbiamo già risposto. Ecco, inveire contro i vigili. Sì, perché no? Ricordare loro che non sono i servi del potere, ma che sono invece dovrebbero servire la gente. E io vedo che questo funziona ed è bellissimo questo. Quindi ogni tanto c'è qualcuno che li prende a parolacce dette giuste, e che
c'è sempre, sta aumentando la presa di coscienza delle forze dell'ordine rispetto al fatto che effettivamente molti di loro si rendono conto che effettivamente stanno funzionando per un sistema demente. Vengono costretti a reprimere gli esseri umani normali che fanno la loro vita. Non si può correre dietro qualcuno che fa una passeggiata col cane. Non si può impedire a qualcuno di lavorare, di aprire la sua attività. E un po' alla volta, secondo me, se ne stanno rendendo conto. Però anche noi possiamo fare la nostra piccola parte. Poi c'è un altro punto che volevo commentare. Vediamo un po'. Ecco, questo punto. Se io fossi cosciente della mia eternità, avrei paura per il mio corpo e per qualsiasi cosa possa accadere adesso? La mia risposta sarebbe no. Ve lo rileggo questo punto perché ve lo voglio commentare. Se io fossi cosciente della mia eternità, avrei paura per il mio corpo e per qualsiasi cosa possa accadere adesso? La mia risposta sarebbe no. Beh, questa risposta non è corretta. Vedete? Se fossi cosciente della mia eternità, non avrei paura di niente. No, non è così. Non è così. La paura non è qualcosa che si può avere o non avere spegnendo o accendendo un interruttore. Di questo ne ho parlato un po' nella serie della vita oltre la vita. Ho fatto tutto un incontro sulla paura per spiegare un po' che cos'è. E anche qua si pensa che una persona abbia paura o non abbia paura. Non è così, non è così. La paura, come ogni tipo di sentimento, ha una scala di valori che è infinita. Per cui si può avere tanta paura o poca paura, e questo fa molta differenza. Indubbiamente, entrando nell'eternità, ed è quello un po' che io cerco di portarvi da questo punto, entrando nell'eternità, entrando nel mondo dell'infinito, la paura diminuisce, ma diminuisce, non scompare. La paura scompare solo con l'esperienza della risurrezione, e cioè col livello numero 7, altrimenti resta un po' di paura. Adesso non voglio rifarvi tutto il discorso sulla paura, però l'incomprensione in questa frase, se io fossi cosciente della mia eternità non avrei paura. E vedete, dato che questa persona risponde no, non ho paura, non avrei paura, e quindi da un'affermazione che non è corretta, poi parte un quindi e parte una serie di ragionamenti che possono deviare, che possono portare a una incomprensione. Invece no, aver paura non è un problema, tutti quanti noi abbiamo paura, ma lavoriamo per averne di meno. Più siamo identificati con la nostra parte mortale, indubbiamente, e più abbiamo paura. Meno siamo identificati, più siamo identificati con la via dello spirito e meno abbiamo paura. Quindi il fatto di entrare un po' alla volta nel senso dell'infinito non toglie questo sentimento di paura. E Gesù parla molto spesso di questo, quindi non abbiate timore, sappiate che se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, e quindi sappiate che la paura ce l'avremo. Quindi questo discorso, se voi lo fate, è un discorso che non regge. Cioè, se vivessi nell'eternità non avrei paura. No, 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 non è così che funziona. Quindi il fatto di vedere queste visioni catastrofiche, sapere che il mondo sta andando teoricamente verso situazioni ancora peggiori di quelle che stiamo vivendo, non significa che non avremo paura, però significa che possiamo dare un senso a quello che noi viviamo, perché la più grossa parte di paura che noi abbiamo in tutte le cose è quando noi non comprendiamo quello che stiamo facendo, non comprendiamo quello che sta succedendo, non è così. Quando abbiamo un disturbo, una malattia, siamo molto, ma molto preoccupati fino a quando non comprendiamo il senso di questa malattia. Ci diamo da fare, ci informiamo e quando incominciamo a capire qual è il senso, la nostra paura diminuisce, la nostra incertezza, la nostra angoscia diminuisce, perché con la comprensione andiamo in direzione di un mondo senza paura. È un po' il lavoro che stiamo facendo insieme. La logica spirituale, un po' alla volta, porta da uno stato di incoscienza verso uno stato di maggiore coscienza. Quindi l'incoscienza che non ha paura, quella
quella della vita spericolata di Vasco Rossi, tanto per intenderci, esatto, dice Sara, anche Gesù ha avuto paura, perché non dovrei averne io, esattamente così. Si tratta di comprendere che facendo un lavoro su di sé, un lavoro di presa di coscienza, un po' alla volta, questa paura diventa gestibile, si può gestire questa paura. Attenzione, perché c'è la paura che noi vediamo nei momenti in cui la proviamo intensamente, poi c'è quella paura che appartiene alle nostre cellule, e anche qua sarebbe un discorso che ci porterebbe un po' fuori oggi dall'argomento di oggi. Ora non so cosa, fatemi vedere una cosa. Sì, ancora un po' di tempo ce l'abbiamo. Vi rileggo quello che è stato tagliato prima, perché è un vero peccato che non sarà nella registrazione, e che è molto bello questo brano, e penso che ve lo, anche se l'avevo già letto, però ve lo riprenderò, perché ci sono dei punti estremamente interessanti da commentare, e ascoltate quindi quello che leggerò con la solita qualità di ascolto. E vediamo, se resta qualche minuto vi commenterò qualche piccolo pezzo, altrimenti comunque ne parlerò ancora molto di questo brano, che è Giovanni 16:1. Quindi adesso vi mettete belli tranquilli e vi leggo questo brano, e poi vi dirò qualche parola in più in uno stato di riflessione o di meditazione, a seconda del vostro stato di coscienza. Quindi chiudete un po' gli occhi, così cercherò di parlarvi più in profondità. Giovanni 16:1. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà e crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio, perché ero con voi. Ora, però, vado da colui che mi ha mandato. E nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, lo Spirito Santo. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. E riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Tenete gli occhi chiusi ancora per qualche minuto. Ho
Oggi abbiamo visto che abbiamo un duplice compito. Continuare a lavorare su noi stessi, continuare a avere le idee sempre più chiare, capire come funzioniamo, cercare dei momenti di pace, di riflessione, di meditazione. E in questo stato di coscienza, in questo stato di comprensione profonda, testimoniare le ingiustizie. Gesù parla di giustizia, parla di giudizio, parla di peccato. Ogni volta che possiamo, dobbiamo essere presenti. Essere contagiosi. Coinvolgere gli altri in quei momenti di luce che riusciamo a ottenere all'interno di noi stessi, attraverso la chiarezza, attraverso la comprensione, attraverso l'accoglienza. Non c'è dubbio che dobbiamo lavorare su questi principi. E tutti quanti noi lo stiamo facendo. E anche se tutto si sta sgretolando, possiamo fare riferimento sempre alle parole di Gesù. Avere fiducia. Diminuire il senso di paura, il senso di confusione. Essere chiari nei nostri intenti. Sapere che siamo in tanti e che in tanti possiamo avere una forza, possiamo cambiare le cose, possiamo dare degli schiaffi gentili a coloro che ci circondano, possiamo cercare con affetto di farli uscire dal loro stato di incoscienza. Perché nel loro stato di incoscienza stanno partecipando alla distruzione di questo pianeta e di questo mondo. E quotidianamente possiamo renderci degni del regno dei cieli. Contemporaneamente un lavoro intimo di pulizia, di luce e nello stesso tempo un lavoro di testimonianza. Anche se non abbiamo ancora la forza che Gesù aveva nell'essere testimone delle ingiustizie di questo pianeta. E ogni volta che cercheremo di essere testimoni, penseremo che siamo in tanti a fare questo lavoro. E che anche se sembra che ognuno di noi abbia poca forza, ma in realtà la nostra forza è nel nostro intento, che ci unisce anche a distanza di tanti chilometri, il desiderio di testimoniare un mondo nuovo incessantemente, perseverando
utilizzando tutto quello che abbiamo imparato e tutto quello che stiamo imparando. Sentendoci dei punti di luce, percependo noi stessi come un veicolo per una forza più grande che si esprime attraverso di noi, imparando ed applicando tutto quello che abbiamo sentito in questi mesi, su cui abbiamo lavorato, imparando a non identificarsi nella propria testimonianza, imparando ad osservare la propria rabbia quando questa arriva, tranquillizzandoci interiormente, respirando come tante volte abbiamo visto. Affinché noi possiamo diventare sempre più efficaci, giorno dopo giorno. E non preoccupatevi se quando arrivate col barcone in questa isola promessa ci sarà qualcuno che si arrogherà il diritto di farvi entrare o non farvi entrare, perché non saranno gli esseri umani a giudicare chi può partecipare a questo nuovo mondo. Per fortuna non saranno gli esseri umani, per fortuna.